di generazione in generazione la Sportage ha saputo diventare quasi un brand a parte all'interno del marchio Kia. Ed ecco perché con la nuova del 2022 le aspettative sono così alte e in questo video scopriamo tutti i dettagli. Prima però iscrivetevi al nostro canale YouTube, attivate la campanella e dunque siamo pronti a vedere perché comprarla e perché no. Fuori com'è? Avete presente quando un modello di successo cambia poco per non rischiare? Ecco, di certo non è il caso della Sportage, che si trasforma completamente a cominciare dalla piattaforma costruttiva. Il frontale sicuramente è la parte che cattura più attenzione, con una mascherina così estesa che arriva ad inglobare i gruppi ottici e luci diurne a LED a boomerang che la tagliano in verticale. Non viene immediato guardarla negli occhi, ma l'impatto generale è sicuramente riuscito. La fiancata è caratterizzata soprattutto all'altezza dell'ultimo montante, con una cromatura che sembra spezzare il tetto sospeso, mentre dietro troneggia il nuovo logo Kia. Le dimensioni rimangono pressoché le stesse della generazione precedente. E dentro? Nuova piattaforma. Sono solo dettagli tecnici, dirà qualcuno. E invece no, per niente, perché è così che si sfrutta al meglio lo spazio. Su questa ibrida full la batteria è sotto ai sedili dietro, sulla plug-in integrata nel sottoscocca. In questo modo la capacità di carico non viene intaccata. Il vano è regolare nelle forme e nell'accesso, la soglia è a filo, ma si può regolare il pavimento in una posizione inferiore. Ben organizzato il doppio fondo e rimuovendo una piccola paratia entra anche la cappelliera. A proposito, vi faccio notare la cura del rivestimento in velluto. Ci sono poi tanti dettagli pratici come 4 anelli, 4 ganci, una presa di ricarica 12 volt e le leve per abbattere gli schienali con divisione 40-20-40. Davvero ampio, perciò comodo l'accesso e una volta a bordo c'è una grande sensazione di ariosità, con parecchi centimetri per le gambe e per la testa anche per chi come me è alto oltre 1,90 m. I pannelli porta sottili da questo punto di vista liberano spazio. Persino al centro si sta piuttosto comodi, grazie al tunnel accennato e allo schienale regolare. Il divano si può inclinare. Sulla console ci sono le bocchette d'aria con i comandi dedicati del clima, invece le prese USB-C sono rialzate, integrate negli schienali. Intelligenti anche gli appendiabiti dietro ai poggiatesta. È fatta bene? Gli interni della Sportage sono progettati secondo un principio di modernità, cioè sono tanto tecnologici quanto pratici. Doppio display in alto rivolto verso il guidatore, un tunnel di design ma molto ben organizzato e poi dettagli ricercati come il selettore di marcia a mo' di rotore e comandi del clima che compaiono solo quando servono. In alternativa, sul piccolo display orizzontale si possono avere le scorciatoie per richiamare le funzionalità dell'infotainment. Una trovata che libera spazio da quei tasti che magari si usano poco. Rimanendo sul clima, ci sono varie impostazioni come l'attivazione per il solo passeggero. Non mancano volante e sedili riscaldati, anche dietro, e rinfrescati. Il vano a scomparsa cela tre tipi di prese di ricarica diverse, oltre che la piastra di induzione. Furbo anche il portaoggetti sul tunnel, che solo quando serve diventa un portabicchieri. Sotto il bracciolo, non regolabile, c'è sufficiente spazio e il cassetto anteriore, che non si chiude a chiave, è spazioso ma non rivestito. Pratico il selettore di marcia e piacevole anche l'illuminazione ambientale personalizzabile. Venendo ai materiali, sui pannelli porta, che ospitano vani di medie dimensioni, si alternano rivestimenti morbidi nella parte alta, mentre sulla plancia solo la fascia superiore è soft touch. Gli assemblaggi sono sempre solidi. Come funziona l'infotainment? L'impostazione grafica è molto facile da capire e da navigare, e di funzionalità ce ne sono tante, dalla registrazione di note audio alle mappe coi punti di interesse aggiornati via internet. Sempre tramite rete si possono avere info sul meteo o, perché no, sullo sport. C'è una schermata dedicata ai parametri del sistema ibrido e ancora tante impostazioni, per esempio, sulla taratura dei dispositivi di ausilio alla guida. Apple CarPlay e Android Auto sono di serie, ma funzionano solo via cavo e gli aggiornamenti over the air del sistema riguardano le mappe. Se ho dei bambini? Mi sarei aspettato degli attacchi ISOFIX più facili da raggiungere, invece sono infossati nel sedile. L'accesso ampio agevola la messa in sicurezza del seggiolino, che si può inclinare grazie ai sedili regolabili. Tra l'altro, l'infotainment ha la modalità silenziosa per disattivare l'audio dei posti dietro.
Ganci e tasche semplificano la vita, i finestrini scendono del tutto, mancano dei catari frangenti nell'interno porta e dietro il nostro passeggino, di cui trovate le specifiche in descrizione, entra in larghezza. Com'è da guidare? Al volante la Sportage conferma quella sensazione di essere cresciuta, e non mi riferisco alle dimensioni quanto piuttosto alla maturità di un'auto che ti avvolge nel comfort di un abitacolo ben isolato e ti trasmette una bella connessione con i vari comandi. Buono l'assorbimento con i cerchi da 18 pollici in prova, ma il segreto sta nelle sospensioni a controllo elettronico che sono in grado di adattarsi in base alle sollecitazioni stradali, e poi quando si alza il ritmo contrastano rollio e beccheggio, donando alla Sportage una bella dinamica di guida insieme anche alle doti telaistiche di questa piattaforma, una dinamica che viene fuori soprattutto tra le curve, complice anche la trazione integrale. Lo sterzo è leggero dall'impostazione turistica, ottimo per le manovre e più in generale per la vita di tutti i giorni, ma ecco, tornando alle curve perde un po' di precisione, resta blando, ma per questo c'è la modalità di guida sport che lo irrigidisce il giusto, devo dire, in maniera piuttosto naturale. La mappa poi influisce anche sull'erogazione, che diventa più incisiva. Nel mio caso sto guidando la versione full hybrid, e quindi che vede l'abbinamento di un motore elettrico ad un 1.6 4 cilindri turbo benzina per un totale di 230 cavalli e 350 Nm di coppia. Tutte le partenze sono in elettrico, quindi nel pieno del silenzio e senza vibrazioni, ma anche quando si mette in moto il motore a benzina di vibrazioni ce ne sono poche. La batteria agli ioni di litio si ricarica da sola sfruttando le decelerazioni oppure il motore termico. Il cambio è un automatico a 6 rapporti, votato più alla morbidezza di utilizzo che alla velocità di cambiata. Comunque ci sono anche i paddle al volante e devo dire è un'unità centrata per la filosofia di quest'auto. Buona la visibilità davanti, di tre quarti posteriore peggiora un po', però con un sistema di telecamere a 360 gradi così raffinato e con una risoluzione così alta sono ben poche le volte in cui bisognerà voltarsi. In città è comoda la funzione di auto hold e poi c'è anche quella per la frenata controllata in pendenza. In autostrada invece già a circa 100 km orari ho percepito distintamente i frusci aerodinamici, ma insomma niente che possa rovinare il comfort generale di marcia. Un'ultima menzione, ho citato prima la trazione integrale, ecco adesso c'è un nuovo terrain mode che consente di scegliere il fondo che si deve affrontare, quindi neve, fango o sabbia, per consentire sempre il massimo della motricità. Quanto consuma? In città si fanno poco più di 14 km con un litro, nell'extraurbano tranquillo se ne fanno oltre 15 e in autostrada si sta sugli 11 km al litro, per una media quindi di circa 13,3 km litro, cioè 7,5 litri per 100 km. E la sicurezza? L'Euro NCAP non ha ancora valutato la Kia Sportage 2022. Pubblicheremo i risultati su motorone.com appena disponibili. Tra i tanti dispositivi di ausilio alla guida di cui la Sportage è dotata, voglio farvi vedere il blind spot, perché non si limita ad attivare dei LED posti sugli specchi retrovisori, ma bensì attiva anche una retrocamera dal lato in cui si è inserito l'indicatore di direzione. Il cruise control adattivo è di tipo intelligente perché regola la sua velocità non soltanto in base ai limiti che l'auto riconosce, ma anche sfruttando le informazioni che arrivano dal sistema di navigazione, e perciò in prossimità dei curvoni autostradali la velocità viene ridotta e poi autonomamente ripristinata in un secondo momento. Con un tasto sul volante si attiva l'assistente per la guida in autostrada e quindi anche il sistema di mantenimento attivo di corsia oppure di centraggio della corsia. In entrambi i casi il sistema funziona benissimo, così come sono molto efficaci i fari a matrici di LED. Insomma, l'avete capito, per dotazione e funzionamento efficacia dei dispositivi di ausilio alla guida, la Sportage non ha niente da invidiare a molti SUV premium. Quanto costa?
Il listino parte da poco meno di 30.000 euro per il benzina mild hybrid da 150 cavalli in allestimento business. Per salire di allestimento o avere il cambio automatico servono rispettivamente 2.000 euro in più. Il diesel mild hybrid da 136 cavalli, a seconda di cambio, trazione e allestimento, va da poco meno di 32.000 euro a poco meno di 45.000. La full hybrid di questa prova parte da poco meno di 36.000 euro e la plug-in da circa 44.000 euro. Accessori consigliati? Oltre alla tinta carrozzeria si può avere un pacchetto con l'enorme tetto panoramico apribile per 1.250 euro e un altro pack per i sedili con pelle scamosciata, rinfrescati e con le memorie, sempre per la stessa cifra. Le dotazioni, che sono già complete, si possono dunque ampliare solo salendo di allestimento. Il GT Line è quello da preferire. Difetti? Visto che i coreani sono tanto avanti nello sviluppo degli smartphone, ci saremmo aspettati la compatibilità senza fili per Apple CarPlay e Android Auto. Sul tunnel nero sarà una bella lotta con polvere e ditate. E infine, per godere ancora meglio delle doti telaistiche, così come sui SUV premium, sarebbe stato bello poter contare su una modalità di guida individual per personalizzare i singoli parametri a piacimento. Quali sono le alternative? Tra le best seller della categoria ci sono la Volkswagen Tiguan e la Peugeot 3008. Se poi si pensa a una gamma 100% ibrida, allora ci sono la Ford Kuga o la Toyota RAV4, oltre che la Hyundai Tucson. E poi, come avete capito, la Sportage per dotazioni e qualità generale sa dare fastidio anche a marchi premium come Audi, BMW e Mercedes. Ormai lo sanno tutti, i brand coreani fanno sul serio e la Sportage 2022 lo conferma, alzando perfino l'asticella. Ci sono dei dettagli che si possono ancora migliorare, certo, ma la garanzia di 7 anni rende il tutto ancora più interessante.